Oggi è venerdì 18 giugno e le telecamere di Informare Online sono al Parco San Gaetano Enrico, oasi verde di ricreazione di Secondigliano, dove si è svolto il Block Party, festa folcloristica ispirata direttamente dal quartiere Bronx di New York, ma rivisitata in chiave napoletana dall'ARSEC, Laboratorio di Scossa Secondiglianese, associazione non profit che ha come mission principale la riqualificazione territoriale attraverso manifestazioni culturali e artistiche, a sostegno del senso civico e del rispetto ambientale. Nel parco gremito da gente, accorsa da tutto il quartiere, era presente anche l'assessore ai giovani, Alessandra Clemente, che ha sponsorizzato il progetto includendolo nella rassegna Giugno Giovani. Alla manifestazione hanno partecipato gruppi musicali composti da giovani appartenenti a vari generi: jazz, percussioni africane, pop e musica d'autore. Oltre all'ARSEC, hanno partecipato attraverso autofinanziamento anche associazioni molto note come Adda Passan Huttata, l'Agorà Partenopea, Cosdam, Endless Project e Scampia Rugby, tutte operanti nell'area nord in quartieri a rischio. Per capire meglio di cosa trattasse la manifestazione, abbiamo intervistato Vincenzo Strino, uno dei soci fondatori dell'ARSEC. Noi abbiamo voluto ricreare l'atmosfera che di solito si crea nei grandi parchi metropolitani d'Europa, fondendoli con, insomma, questa atmosfera, fondendola, incrociandola con quella che è l'idea del block party del Bronx di New York. Quindi fare la festa dell'isolato, ma al tempo stesso, insomma, con le atmosfere acustiche folk dei parchi d'Europa, insomma, quindi Europa e America insieme. Ho letto che la vostra manifestazione tende a infondere anche un senso civico e ambientale. Sì, l'idea di fondo è quella di sensibilizzare il quartiere, la cittadinanza verso un bene comune che è questo parco, che secondo noi è splendido, e insomma, visto che a Secondigliano ci sono le eccellenze, perché non sfruttarle?